Jai Jagannath, eccoci Ciao qua, Jagannath, buonasera. Devastraya, benvenuto. Grazie. Allora, il video precedente che abbiamo fatto sull'astrologia vedica in 5 Ah. giorni ha raccolto 320 visite. Non mi fa piacere, abbiamo fatto un buon È lavoro un bel, vuol dire che allora. c'è interesse nel Ah. pubblico, c'è un buon interesse verso l'argomento. Mi fa molto piacere. Bene, bene. Allora, io ripeto, Grazie che continui a ospitarmi, insomma, nei tuoi figurati, spazi, anzi. figurati, diamo una spintarella, anzi, condivido lo screenshot che ho fatto della Sì. descrizione del tuo video di presentazione e ci Certo. sono questi. Termini. Questi link che sono lo yoga delle stelle Sì. com.com e il Sì. dira.org che non ho capito bene che cos'è. Allora, non sono bene, non mi appartengono questi domini, sono in pratica le scuole di Vedica che io ho seguito. Nella dira.org è una scuola internazionale per corrispondenza di astrologia, o meglio, di astrologie. Loro Ecco. insegnano sia astrologia occidentale che vedica nei corsi di corrispondenza e No, in io varie lingue. invece volevo i tuoi link. Allora, Ah, facciamo una cosa, tu me li mandi per WhatsApp, poi dopo io li certo. inserirò. Comunque, guarda, è un link semplicissimo in italiano, stellearmoniche.it. La gente può Allora, cercare togliamo questo e lo scriviamo. Eh no, semplicissimo. il link Beh, io volevo farlo stellearmoniche. vedere. Grazie. Il link stellearmoniche.it dovrebbe essere nella descrizione del mio canale YouTube. Non Dopo c'è, controllo perché non c'è. Vabbè, l'ho solo oggi allestito comunque, non è un problema. definitivamente. Non è un Certo. problema. Va bene, quindi dopo lo metti, se me lo mandi stellarmoniche.io, adesso vediamo un attimo, lo Volentieri. mettiamo nel chat. Volentieri. Questo è il link del video di presentazione, non so se lo si vede. Adesso scriviamo anche www stelle. Tutto attaccato, armoniche, Tutto attaccato stellearmoniche.it. .it e questo è quanto. Fantastico. Purtroppo non posso far ingrandirlo, non sono Ma nessun capace di problema, ingrandirlo. è anche. Ecco, Sai che è stato troppo. dopo comunque vediamo, insomma. L'averlo citato è anche troppo, scherzi, figurati. No, 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 citiamo, continuiamo a citarlo, anzi, poi dopo lo scriviamo in modo che poi dopo la gente se lo trova, insomma. Va Certo. bene, allora, Anche quello in lasciamolo fase di qui. allestimento, devo aggiornare molti contenuti perché da poco mi sono messo a sviluppare i social. Il No, ma sito va esiste. benissimo, cioè. Beh. No, è una presentazione buona. L'abbiamo già detto, un ottimo Sì e video. no. È E un quindi. manifesto del mio cammino che ho pubblicato molti anni fa e Sì. adesso lo sto proprio strutturando nei social. Perfetto. Allora, nel frattempo, in queste interviste che facciamo, Sì. che metto sul mio canale, Sì. io suggerirei di fare un'opera di popolarizzazione, cioè di rendere più popolare l'astrologia vedica. Tu hai detto che avevi Fantastico. preparato qualcosa per questo incontro. Ma no, purtroppo no, però si può parlare di argomenti generali senza problemi. Si può parlare senza problemi delle basi dell'astrologia, delle differenze tra l'astrologia vedica e l'astrologia occidentale, ad esempio. Sì, ma prima mi avevi detto lo scopo e i benefici dell'astrologia Ah, vedica. certo, sì, Ah, anche, ecco, anche. O no, cioè. quello. Vabbè O che soprattutto. sto invecchiando i No, neuroni, no, ma no, non parlo a no, no, caso, però mi sembrava di ricordare sono che anch'io che pochi conosco il caldo minuti di quelle fa. cose. Ok, va bene, No, nessun c'è problema. problema. No, più che altro avevo accennato a quali benefici io ho riscontrato con l'astrologia vedica e il perché mi sono convinto nel portare così avanti, nel voler approfondire l'astrologia vedica dopo molti anni di Ups, astrologia occidentale. sì. Vai, È così. Vabbè, comincio subito a ruota libera. Comincio. vai, vai. Ah, Se vuoi, ok. casomai ti Niente, farò le allora, domande io, dai. come ho Una volta raccontato nel. tanto capovolgiamo i ruoli. No, vabbè, ma figuriamoci.
Allora, come dicevo nel video e come scrivo nel mio sito, io appunto provengo da decenni di studi di autodidatta come astrologia, come astrologo occidentale. Essendo nato nell'Occidente contemporaneo in Italia, ho dovuto affrontare questo tipo di cultura in tutti gli aspetti, insomma, sia diciamo esoterici, spirituali, ma anche pratici, ma anche di sopravvivenza e di strategia di sopravvivenza nel mondo, perché comunque. Tutte le astrologie danno delle analisi profonde sulla propria personalità, sul proprio inserimento nella vita pratica e quindi anche informazioni sul lavoro, sulle scelte lavorative, sulle scelte degli studi. Io comunque sono sempre stata una persona, diciamo, con degli interessi spirituali. Ho sempre voluto approfondire il discorso, appunto, dell'etica, della connessione chiamiamola mente universale, chiamiamola col divino. E nell'astrologia occidentale l'ho sempre trovata comunque molto nebulosa e molto, diciamo, contraddittoria, perché comunque nell'Occidente contemporaneo, vediamo cosa succede, è tutto esasperato nell'aspetto della ricerca scientifica, della sperimentazione, dove si fa una scoperta, si brinda, abbiamo scoperto questo, che meraviglia, cambiamo tutto quello che c'era prima per utilizzare questo strumento nuovo che abbiamo inventato. Poi, dopo poco tempo, questo strumento diventa obsoleto, viene buttato via e viene rimpiazzato da un'altra scoperta. Ti risulta? Allora, diciamo che l'astrologia occidentale, più che essere basata su questo tipo di scienza empirica, è basata sull'astrologia che risale al periodo dei Caldei, della Però, un Mesopotamia, della secondo, Grecia. è successa una piccola rivoluzione molto recente, che è Ecco. cominciata un paio di secoli fa, con la scoperta dei pianeti esterni a Saturno. Hai un'infarinatura di astronomia più o meno del sistema solare? Sì, beh, certo, sono Allora, solare, in concomitanza, ce guarda l'ho io. caso, con le rivoluzioni prima americane e poi francesi, scoprono questo pianeta Urano, esterno a Saturno, e questo è stato una specie di colpo di grazia all'astrologia occidentale dell'epoca. Dove Colpo appunto di l'astrologia. grazia vuol dire un'altra cosa. Sì, scusami, comunque un Un colpo grosso quasi mortale. progresso. Un colpo quasi mortale, sembra, dove veramente l'astrologia viene subito accantonata come una superstizione, Ah, ok, colpo di grazia, allora vuol dire quello che hai detto, ok. dove le fiammate dell'illuminismo e del positivismo stavano veramente smontando tutto l'aspetto esoterico dell'Occidente, spirituale, dell'alchimia. Veramente la scienza stava, come si Ma a dice? dire la verità, durante il Medioevo, alto Medioevo, fino, dice, quando le religioni abramiche avevano il potere, fare l'astrologo non era mica una Vabbè, scelta comunque, certo, di l'astrologia comunque era comunque. professionale sicura, Certo. cioè, Beh, diciamo che comunque l'astrologia veniva insegnata in molti atenei. capito? Era No, comunque. No? no, 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 no. L'astrologia era considerata un'eresia. Dipende in che fase del In Medioevo, forse. tutto il Medioevo, In tutto il Medioevo. finché la Chiesa ha avuto il potere, Avevo raccolto informazioni insegnavano la diverse, loro comunque. astronomia, ma non l'astrologia. No, un secondo. Anticamente astronomia e astrologia erano, come si dice, le Sì, due facce poi è del di un'unica arrivato il disciplina. cristianesimo e ha detto: ammazziamo gli astrologi, le streghe, gli indovini, le fattucchiere, gli oracoli, i necromanti, tutta la compagnia, gli astrologi erano perseguitati, non Ho erano capito, ho capito. insegnati in molti atenei proprio. Verifichiamo, però, No, verificheremo, io avevo altre informazioni verificheremo, diverse, nessun problema. certo. Però ad esempio, nella fase occidentale, astronomia e astrologia erano ancora unite, erano le due facce di un'unica disciplina. Allora, questo ha cominciato a essere vero nel Rinascimento, quando i mercanti ricchi, i banchieri, hanno cominciato a volere il potere per se stessi piuttosto che
accettare di subire il potere della Chiesa e degli aristocratici controllati dalla Chiesa. Quindi Certo. il Rinascimento ha cominciato ad andare a scavare dove riuscivano a trovare i relitti delle culture classiche. Certo. Allora, le culture classiche che loro consideravano erano i romani, i greci e i caldei. E Sì. lì sì, in questa fase del Rinascimento, che ha portato da un lato all'umanesimo, illuminismo, Certo, e dall'altro lato ha portato all'esoterismo. Perché il però, Rinascimento, la famosa regina dei Medici di Francia, proteggeva Nostradamus. Certo, Perché però ad esempio, se anche Giordano Bruno per un certo periodo è riuscito a sopravvivere stando alla corte del Doge di Venezia. certo, però tutti gli astrologi in Occidente studiano Esatto, che con la scoperta di Urano, che appunto concomitante con le rivoluzioni popolari americane e francesi, certo. è stata una specie di, veramente di ribaltone dell'astrologia, dove sembrava che fosse stata, Questo che restasse sicuramente. invalidata per sempre, però poi è spuntato un altro pianeta associato a Nettuno e Nettuno, Plutone, esatto. Nettuno-Plutone. In Italia è nata una scuola astrologica recentissima di una studiosa, che io cito sempre, la dottoressa Morpurgo, che lei, va bene, questo è un discorso molto tecnico e Sì. molto, che comunque lei ipotizza ultimi due pianeti esterni a Plutone, va bene, mitologicamente riferiti a Persefone e Proserpina, che sarebbe Ok. ancora esterno a Plutone, e poi l'ultimo, Ma il sono più... pianeti esterni a Plutone o satelliti o No, 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 comunque no, no, pianeti esterni a Plutone? pianeti esterni a Plutone, certo. Ok. Ok. Perché comunque in astrologia ogni pianeta ha delle collocazioni precise nel cerchio zodiacale, e quindi i Beh, satelliti no. Invece no, sono la proprio... Luna sì, eh. Ma infatti è un astro, infatti parliamo di Non è un astrologia. satellite. Ma allora No? se i satelliti loro li chiamano astri, li chiamano pianeti. Però un attimo, qua bisognerebbe un attimo specificare che tipo di astrologia. Infatti io parlerò a breve di astrologia e astrologie. Noi adesso parleremo dell'astrologia geocentrica, che utilizza il pianeta Terra come punto di riferimento. Ok. E il pianeta Terra come punto di riferimento osserva la Luna come un astro, non come un pianeta. Se noi lo osserviamo da una prospettiva o eliocentrica, quindi dal Sole, o esterna al sistema solare, la Luna risulta un satellite della Terra. Invece, dalla prospettiva terrestre, il diametro ottico della Luna e il diametro ottico del Sole sono uguali. Risultano uguali dalla prospettiva della Terra. È un gioco molto di prospettive l'astrologia, le astrologie. Comunque va bene, come accennato, appunto, si osservava in Occidente che con Urano il crollo delle società, con le rivoluzioni popolari, Nettuno si è vista un po' l'impennata delle arti, delle scienze, della musica. Plutone concomitante alle guerre, alla seconda guerra mondiale, e tutti un po' stavano in trepida attesa nella individuazione fotografica del pianeta X, Persefone Proserpina, perché sia Urano che Nettuno che Plutone prima erano stati individuati a livello teorico-sperimentale con dei calcoli. Poi, quando viene fotografato e vengono stabilite le effemeridi, cioè il percorso, rivoluzione attorno alla Terra, come posso dire, apparente, viene appunto definito che il pianeta esiste, è stato fotografato e c'è, nessuno può più discutere, è Sì, accettato i da tutti. calcoli erano quelli della massa, calcoli della massa, diciamo, della differenza di massa nello Ci spazio. sono molti fattori, comunque, Ok. delle perturbazioni delle orbite degli altri Esatto, pianeti, a causa della massa, anche lì chiaro. c'è molto da vedere, da Va bene, osservare. va bene. No, questo è interessante. Come lo metti diciamo, in relazione con l'astrologia vedica? Come lo metto? Allora, diciamo che l'astrologia vedica, anche lì esistono molte scuole in India e molti stili che cambiano dalle varie zone dell'India. Però si potrebbe dire che l'astrologia vedica tradizionale
non si interessa dei pianeti esterni a Saturno, quindi non contempla Urano, Nettuno, Plutone. Continua a osservare i pianeti visibili a occhio nudo, quindi i due luminari, e i pianeti fino a Saturno, dove Saturno viene osservato come il pianeta più esterno e più lento, e vengono anche osservati dei punti matematici chiamati i nodi lunari, che vengono comunque associati a delle... chiamiamole personaggi della letteratura, appunto, indovedica, ma hanno delle simbologie importantissime che danno anche delle chiavi di lettura spirituale e karmica molto precise e molto importanti. Sono Rahu e Ketu. La testa e la coda del drago. Infatti, o la testa e il corpo del demone. Infatti. Ok. Bene, quindi... non so, vogliamo fare un'analisi dei pianeti secondo l'astrologia vedica? Beh, sì, non c'è questa grandissima differenza a livello tradizionale tra i pianeti visibili a occhio nudo. Perché comunque il Sole resta molto importantissimo in entrambi. Il Sole è sempre riferito all'autorità solare, al governo, alla forza, alla volontà, ma anche alla vita comunque. Tutto sommato il Sole è il donatore della vita, è riferito al sistema cardiaco in entrambe le tradizioni. Una cosa secondo me rilevante è che in astrologia vedica si dà molto più importanza alla Luna. Infatti, tu conosci il termine zodiaco? Sì, ovviamente. Ad esempio, a me ha fatto molto sbalordire questa cosa. Tuttora nell'astrologia vedica si contemplano tre zodiaci. Lo zodiaco tropicale, che è riferito alle stagioni ed è riferito agli equinozi, che è fisso. Lo zodiaco siderale, che è riferito alle costellazioni, e questo in perenne movimento. Poi si contemplano le o i nakshatra, che sono le 27 costellazioni lunari. Certo, 27 mi sembra. 27, esatto. 3x9. Il 9 è... E la luna, che è considerata maschile nel sistema... Sì. Vedico è Vedico. Il signore delle costellazioni. Le costellazioni sono le mogli o le consorti. Infatti, certo. Della Luna. Non mi ricordo ora tutta la vicenda mitologica, dove Mercurio di che era figlio, comunque sì. Però per dire, la Luna è anche fondamentale in uno studio, in un'analisi vedica, perché la Luna ha delle simbologie fondamentali. La madre, il rapporto che abbiamo avuto con la madre, ma anche la Luna è anche un po' il mondo come ci accoglie. Un'anima, sappiamo, che entra in un utero e poi viene partorito dalla madre e si trova ad affrontare il mondo materiale, prima con una famiglia, poi con dei genitori, poi con una società. Lo studio della Luna in un tema natale può vedere se il mondo è, se è famiglia che ci accoglie o prigione che ci opprime, ad esempio. Poi la Luna in l'astrologia vedica ha tantissimi sistemi derivati di carte e di calcoli, e la Luna è sempre fondamentale per capire la salute mentale, il rapporto con la madre, ma anche la felicità che la persona può sperimentare nella propria vita, o comunque qual è il punto di partenza, con che Luna parte nella vita questa persona. Parte con delle predisposizioni alla depressione, parte con una mente forte, con una Luna forte. È bene che questa persona si allontani dal luogo di origine, Luna. È bene che questa persona viaggi all'estero. Ti sto annoiando con questa specificazione? No. Sto tossendo. Poi c'è questa mosca che continua a schiarmi attorno. E niente, quindi la Luna quindi è anche più importante del Sole. E tutto sommato, se osserviamo le dinamiche occidentali contemporanee, tardi si è cominciato a osservare l'aspetto psicologico, mentale della gente. La gente è molto più attenta all'aspetto egoico dell'azione, il Sole, dell'azione manifesta, tutto sommato. Ti risulta? In astrologia occidentale il Sole è molto importante. Chi sono io? Come agisco io? E come mi manifesto nel mondo? Allora, con grano salis, nel senso che io... Da quello che ho osservato, il Sole è la mente cosciente e la Luna è il subcosciente. Quindi il Sole è più il pensiero razionale, la Luna sono più le emozioni.
il pensiero razionale viene più affidato a Mercurio. Il Sole è proprio l'autorità, il capo, ma anche l'aspetto cardine. l'affermazione a livello cosciente. Certo, ma la razionalità viene più affidata a Mercurio, il ragionamento, lo studio, scusami, sia il ragionamento che lo Più, studio. è più la comunicazione, Mercurio, mi sa. Ma anche lo studio, la logica, il Sì, lo studio, ragionamento. la logica. No, io sto parlando proprio della mente consapevole, che non è necessariamente logica. Però Ok. è consapevole, è l'autoaffermazione, è l'identificazione. Come dicevi tu giustamente, l'ego. Sì, diciamo Capito? che In questo il senso. sole Mentre invece la comunque. Luna, da quello che so, ripeto, Sì? io non sono un'astrologa, non lo voglio neanche diventare. La Luna governa la mente nel senso delle emozioni, dei sentimenti, degli Certo, umori. ma anche del benessere, di quanto la persona è felice. Gli indicatori della felicità sono soprattutto la Luna, Giove e per certi aspetti Venere, ma la Luna è la soddisfazione profonda. Una Luna afflitta crea problemi di depressione, di problemi mentali profondi, di squilibri mentali. La persona, il mondo non è più rifugio, ma è appunto prigione, luogo di sofferenza. E la Luna è riferita al segno del cancro, alla madre, e quindi anche della protezione per certi aspetti. L'astrologia indiana comunque, cioè, conferma l'importanza della madre, della felicità delle donne, di quanto la madre deve essere appunto rispettata, Sì, ma sia nella. l'astrologia indiana vedica, la madre lo associa più con Marte. No! Non ho No? capito, scusami, non ho capito, scusami. Martedì, come si chiama Marte? Te lo dico subito. Mi sembra Cugia o no? No, Perché ha tanti nomi. no. Esatto. Allora, Briaspati Giove, Sì, il no, Sole di una Surya. settimana. La Guarda, domenica. è imperdonabile che io non mi ricordi i nomi sanscriti dei pianeti. T'abbiamo truccato. Marte dovrebbe essere o Scanda o. No, non è Scanda. Se vuoi prendo le mie dispense un attimo. Vabbè, dopo, dai, te la facciamo passare. No, ma il martedì è il giorno dedicato a onorare la Dea Madre. Martedì e In quale parte dell'India? Perché venerdì. Ah, ecco, forse sì. Boh, non lo so. io Può darsi che. Sì. speravo che l'astrologia vedica fosse comune in tutta la zona dell'India, invece no. Cambia addirittura la raffigurazione, lo stile nel fare il grafico. Poi l'India del Nord, che ha ricevuto le influenze, sappiamo, delle invasioni, Ecco. è stata molto contaminata dalle astrologie mediterranee. Invece quella del Sud viene definita come l'astrologia integerrima dell'India, quella Certo, quella originaria. originaria, infatti. Ho Però. capito, capito. Vabbè, comunque procediamo. Quindi Ma addirittura, stavamo facendo l'analisi. certo, anche il Vastu, che è strettamente collegato con la Jyotish, con l'astrologia indiana, Sì. è molto importante studiare la carta della donna di casa, della madre, è fondamentale. Cioè, il ruolo della madre, della donna, ad un'analisi astrologica risulta fondamentale e importante, importantissimo. Ed è molto bello questo, l'ho trovato molto illuminante. Cioè, e anche insomma, cioè, la madre nel suo ruolo, in tutti i suoi ruoli, dal concepimento al partorire il nascituro, cioè deve essere più che rispettata, deve stare bene, non deve soffrire, se no le afflizioni ricadono su tutta la famiglia, sul nascituro e di conseguenza sulla società. Di conseguenza, una brutta luna indica che la persona ha avuto una madre che soffre e di conseguenza una persona che ha dei problemi mentali, delle predisposizioni, che ne so, alla depressione, a carenze affettive, a squilibri emotivi Ho e può avere capito. delle. Bene, bene, procediamo. Angaraka si chiama anche È Marte. uno dei tanti È nomi, uno non è dei solo tanti Angaraka. nomi, ma ci sono i nomi della settimana in sanscrito e in hindi. C'è il Somavara,
Ravivara è la domenica, perché Ravi è il nome di Surya, Ravi. Ecco, ma ad Allora, esempio Ravi Surya è... Var, vediamo. Ti dico quelli... Mangalvar, eccolo lì, Mangala. Marte Mangala. viene chiamato Mangala. Eccolo lì, Allora, io da l'abbiamo quello... beccato. Esatto. Vediamo, Mercurio, Buddha, Giustinino. Giove, Brihaspati, Shukra, Venere, Shani, Saturno. Bravo! Me li ricordo tutti tranne Tutti che gli altri, Marte. ma non Marte. Mi hai Lo proprio so, lo pizzicato so. nella... Mangalvar. Ma Ravivar non... è la domenica. Somvar è il lunedì. Sì? Mangalvar è martedì. Budvar Sì? è mercoledì, che è Mercurio, Buddha? Buddha. Sì? Giovedì, Brihaspati? Sì, Brihaspati, Guruvar. Brihaspati? Lo chiamano Guru, il giovedì lo chiamano Guruvar perché Brihaspati è il guru dei Deva. Infatti. Quindi Guruvar. Poi c'è Shanivar che è venerdì, che sta sotto Certo, Saturno. Come certo. dicono gli inglesi, Saturday. Ehi, sì, infatti. Esatto. E E basta, diciamo, Sunday, la certo. settimana l'abbiamo fatta. Ma dai. Infatti. Poi, se vogliamo essere proprio precisi e professionali, io specifico che sto approfondendo la tradizione dell'Orissa, Ah, la ecco. tradizione astrologica dell'Orissa, con tutta la devozione, appunto, che ben conosciamo. Però, appunto, sono Bene, rimasto. Che, come dicevo prima, l'astrologia scusami, l'India è immensa e le tradizioni astrologiche e gli stili sono diversi tra di loro. certo. Mi chiedevano qualche giorno fa riguardo ai nadi, cioè alle foglie, come si suol dire, tipo la Brihat Samhita e la Bhrigu Samhita, che sono diciamo, una collezione di fogli, o Sì? spesso foglie, o foglie, o lamine magari di rame, eccetera, Sì. sulle quali si possono trovare tutti i dati, tutti i collegamenti per scoprire la vita di qualsiasi essere umano, passato, presente e Sì. Ne futuro sul pianeta. Tu cosa ne sento pensi? parlare anch'io. Non ho approfondito in quel settore perché non mi interessava, è un aspetto un po' Più fatalistico complicato, sì, dell'astrologia bisognerebbe che... avere i testi e i testi ovviamente non sono in inglese. Infatti, Io ma sono tutto andata, io mi ricordo, sono andata alla Chuttananda Ashram, che è vicino a Bhuvaneshwara, che certo. faceva, era molto famoso per questo tipo di lavoro sui Ma ad nadi. esempio, un altro mio contatto indiano che vive nel Rajasthan mi ha detto che c'è un tempio proprio dedicato all'astrologia dove ti fanno appunto i riti per bruciare tutto il karma, ti fanno il rito del fuoco. Non ricordo il nome esatto del tempio, magari mi informo. Ma allora, tutti questi dettagli non sono le cose più importanti e qua arriviamo al perché Certo. io ho voluto approfondire l'astrologia indiana Brava, tradizionale. eccoci, siamo arrivati al Perché, punto. perché l'astrologia, come si dice appunto, vedica, propone dei rimedi, soprattutto soggettivi, propone dei rimedi proprio costruiti in base alla singola persona, in base alla vita Certo, che sta affrontando, al karma peculiare, personalizzato. e quindi dà un sacco di rimedi per salvare il salvabile della vita. Sappiamo che ci sono delle afflizioni che riguardano tutti nel mondo materiale, che sono inevitabili. Però, se ad esempio una persona ha delle problematiche di depressione, una persona è infelice e non riesce a capire perché, una persona ha dei progetti che continuano a fallire nonostante tutti i suoi sforzi e non capisce perché, gli possono essere dati dei consigli strategici molto validi. Ad Allora, esempio. momento, su questo forse diciamo così che Ne parleremo un'altra la mia, volta. esatto, la mia prospettiva è un pochino diversa, nel senso che nessun rituale può cancellare il karma, Ma no, infatti. nessuna puja, nessuna può, diciamo, salvare il salvabile. Io diciamo un'espressione che non userei perché tutto quello che può fare l'astrologia può semplicemente, diciamo così, portare un po' di armonia positiva Sì. tra la tua vita e l'influsso, le posizioni e, diciamo così, gli effetti della posizione
dei vari corpi celesti. Ma può anche dare molta consapevolezza in più, insomma. Ma questa non è l'astrologia, questa è, diciamo così, quello che deriva dal collegamento tra la tua vita e gli influssi dei corpi Certo, celesti, nel senso che quando tu certo. hai visto che c'hai la luna storta e hai capito perché sei depresso, Sì. no? O magari Saturno in una certa posizione che ti Saturno indica in che una forse dovresti fare posizione, le valigie e avventurarti in altri lidi. esatto. Però sai, Saturno, se lo prendiamo bene, è un pianeta che ci aiuta a Ma come? liberarci dagli attaccamenti. Bravo, Ma alla fin fine tutti i pianeti hanno questa funzione. Pianeti dal sanscrito, graha, coloro che afferrano, che ti afferrano. esatto. Infatti. Quindi praticamente no, non vogliamo incoraggiare la gente come spesso fanno certi astrologi indiani a Ah. pensare che possono fare tutte le stupidate che vogliono, Ah, infatti. poi vanno dall'astrologo, gli danno un po' di soldi all'astrologo, Certo. quello gli fa una pugia, gli fa fare il rituale nel tempio Gli vendi un po' di tal, gemme preziose? gli mette tutti gli affari da mettersi al collo, la pietra al collo, la Infatti, pietra alla mano, capito? infatti. E gli dà il Però. mantra per il pianeta e lì gli ha salvato il salvabile. Questa è una posizione estremamente pericolosa perché toglie dal tavolo la necessità di evolversi. Certo, è che come dicevo, anche nell'astrologia abbiamo un sacco di esponenti, persone magari o mal preparate, o ciarlatani, o Proprio volutamente stupide. materialisti. Io ho avuto comunque la fortuna che nei miei maestri, comunque sempre persone comunque con una formazione spirituale, che comunque davano sempre avvertimenti che è inutile mettere in moto i rimedi Infatti astrologici, questo è importantissimo, questo è è importantissimo. inutile provare a cambiare il karma. Se tu non smetti di produrre karma negativo, Sì, ad esempio. il karma non si cambia con la pietra del pianeta o col mantra del pianeta. Il karma si cambia cambiando le tue scelte. Diciamo che entrambe facilita e velocizza il processo. Facilita, certo che La facilita, cosa più esatto. importante comunque è la consapevolezza, cioè un Certo, la astrologo consapevolezza da quale poi deriva la capacità, la volontà di fare delle scelte migliori e il karma può essere cambiato solo dal karma. Perché comunque un astrologo profondo e completo, anche lui parlerà di guna. Ci sono anche i pianeti che vengono associati ai guna, ad esempio. E infatti, cioè, tanti Infatti, astrologi anche insegnano che i rimedi funzionano solo se ci si colloca in Sattva Guna, se no dimenticatevi, sì, ad esempio. sia guna che karma possono essere cambiati solo da guna e karma. Noi scegliamo di associarci, di impegnare dei guna Ma io diversi. direi soprattutto karma, è la nostra azione, è la cosa decisiva. Ebbene, ma il karma l'azione viene compiuta dal guna, dalla natura materiale, Sicuramente, però che è è la nostra costituita dai scelta tre che ci guna. non è la nostra scelta che ci sporge verso i guna, scusami. Sì, è la nostra scelta che ci fa. Noi praticamente, Krishna dice nella Bhagavad Gita, no? Aham karami mudhat ma kartahamiti manyate. Sì. Quando l'Atman è confuso e un po' ignorantello, Sì. pensa di essere l'autore dell'azione. In realtà l'azione è compiuta dalla natura materiale. Ma infatti, ma comunque anche le varie simbologie, ci sono i settori del cielo che vengono chiamati case. Abbiamo visto parlare delle case astrologiche? Sì, Infatti vengono indicate le case Artha, le case Dharma, le case Moksha. Ci sono comunque degli indicatori di certo. come la persona potenzialmente è proiettata alla Bravo, liberazione, di sì. come è proiettata al Naturalmente, perché godimento nel dei corso della sensi. vita uno può fare delle scelte diverse. Ma certo. No, ma questo qua, diciamo, questo aspetto è particolarmente, diciamo così, influenzato dalla capacità dell'astrologo. Io, Certo. perché l'astrologo dà delle indicazioni, se sono indicazioni del piffero,
il cliente va a finire a suonare al pifo. Ma infatti Io mi l'astrologo ricordo, ha una, esatto, una grandissima responsabilità, deve stare attento a quello che dice, io mi perché ricordo, sa. sono andata a conoscere diversi astrologi tradizionali quando ero in India, Sì. come Orissa, e ricordo di un astrologo che ha fatto tutti i suoi calcoli e ha visto Sì. che la mia, diciamo così, la mia tendenza ha un forte aspetto di Giove, un Ok. Giove molto potente, È un e quindi uno, però questo qua che aveva il cervello fatto a forma di salvadanaio, come diceva De André, no? Praticamente mi dice: ah, tu hai molto oro. Io ho detto: Ciccio, vieni a casa mia, tutto l'oro che trovi te lo regalo subito. Sì, ma Cioè, questo dipende, ma questo qua era un astrologo super quotato, c'era cioè un sacco di gente che beh, andava. guarda, sappiamo che il Kali Yuga batte in testa anche agli astrologi. Perché Giove, correggimi se sbaglio, ha un influsso molto forte proprio sulla spiritualità, la E come? cultura, Il guru, l'insegnamento. appunto, un È po' il che ha un guru forte del Giove, Deva, ragazzi. è Cioè, come? È come? esatto. Sì. Quindi diciamo così però nello stesso tempo ci sono altri aspetti magari che mi porterebbero ad avere delle tendenze magari aggressive. Questo aveva detto l'astrologo del tuo tema? No, Non ho no, 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 capito. questo me lo sono visto io nel tema. Ah, beh, Nell'astrologia comunque. occidentale, perché anch'io un po' bazzicavo l'astrologia occidentale molti, molti anni fa, Certo. Beh, prima dei 21, se hai una 21. componente Marte E molto Marte forte, in Toro. appunto. Ma ad esempio, il Marte in Toro per l'Occidente diventa il Marte in Ariete Ah sì, per la ecco, Vedica. questa è E quindi. un'altra cosa, da chiarire. Poi, ad È la esempio, precessione io, degli equinozi. infatti, poi io ad esempio che ho un bruttissimo Marte, non è un caso che io non mi ricordi il nome, perché io ho il Marte. Esatto, No, sei allergico. niente a caso, ad esempio. Cosa volevo dire? Cioè, il Marte, infatti ho dovuto molto lavorare con il mio Marte per rinforzarlo, per centrarlo, perché sappiamo, insomma, tanti trascorsi della mia vita. Insomma, Marte è fondamentale nella vita pratica. Certo. Anche cioè, la vita, cioè, lo descrive l'astrologia, cioè, è una guerra molte volte, è un'imposizione di se stessi nel mondo pratico, Sì, lavorativo. bisogna il mondo Senza essere. materiale è una guerra continua, una Infatti, battaglia continua. se andiamo in guerra con la spada, bene, andiamo in guerra con lo scolapasta, cioè, Ah, non facciamo col tanta. cucchiaino di legno, quelle Infatti, cose. Cioè, infatti, vabbè. infatti. Perché non Vabbè, è la stessa comunque. cosa, cioè, E poi giustamente. bisogna anche vedere appunto il Marte dove è indirizzato, se nel mondo materiale, se alle conquiste spirituali, uno può anche essere magari un guerriero spirituale, Anche un questo. oratore, poi. L'astrologia è molto più vasta di quello che pensa la gente. Bene, bene. Dai, eravamo rimasti al Chandra, detta la luna. Quindi, Chandra, ok, che Marte un po' appunto. l'abbiamo analizzato. Sì, che comunque va bene, questo è un dettaglio molto tecnico. La Rashi Chart è la ruota dei segni che comunque viene disegnata al momento della nascita. Dopo con questa si calcolano delle cosiddette carte armoniche, la famosa Navamsha. La Navamsha è estremamente collegata alla posizione della Luna, delle Nakshatra, e da lì si calcolano indicatori come, mi sto parlando dell'Ishta Devata, del Dharma Devata? Sì. Sì, è comunque una indicazione di tendenza, non è una sentenza No, di non lo è, però destino. ti dà informazioni di Certo. partenza molto utili. Certo. Una persona sa che strumenti ha, cosa può afferrare all'inizio della sua vita e come aiutare il processo Di di sviluppo, evoluzione, ok. di miglioramento. Cioè. Ok. Perfetto, perfetto. Va bene, allora, noi stiamo facendo quasi un'oretta. Sì? Facciamo gli altri pianeti un po' veloci, poi in seguito alla prossima puntata? O Ok, allora va vogliamo bene. rimandare proprio gli altri pianeti alla prossima volta?
Beh, magari facciamo la prossima volta, così dedichiamo un po' più di tempo. Cioè, Ok, le simbologie sono infinite di tutti i pianeti, case, quello che sia, quindi. perfetto. Bene, tu che cosa consigli ai nostri Sì. telespettatori? Ai nostri Se amici che guardano video. avete un cammino, una sadhana spirituale, ovviamente non mollarla mai e di approfondire lo studio degli shastra di riferimento, che sono sempre riferiti a Giove, che sono sempre l'autentica benedizione e rimedio universale. Comunque la cosa importante per la sadhana è la personalizzazione. Infatti, sì, Questo è certo. molto importante. Perché molta gente pensa che la sadhana deve essere uguale per tutti. Questo No, no. è un gravissimo errore perché cioè, è come, non so se c'hai presente il famoso letto di Procuste, no? Procuste era un governante siciliano della Magna Grecia, della Grande Grecia, colonie greche, che Sì. era particolarmente vizioso e perverso. Lui aveva un letto, no? E ci faceva sdraiare tutti gli ospiti. Se erano troppo lunghi, se erano troppo corti, non arrivavano alla misura del letto, li faceva stirare. Che carino. E se erano troppo lunghi, se erano troppo alti, faceva tagliare via i piedi. Avevo letto qualcosa di questo tipo. Questo è il famoso esempio dell'impersonalismo che vuole rendere tutti della stessa misura. Quelli Certo, che infatti. sono, diciamo così, ancora non sono in grado di seguire una sadhana molto forte, o Certo. per, diciamo, mancanza di evoluzione, o per circostanze temporanee, per qualsiasi Certo. motivo, cercano di seguire la sadhana livello, lo standard di sadhana troppo forte e Certo. schiacciano. Per Mentre invece, concludere, dimmi, certo, io direi per concludiamo. concludere appunto il motivo, torniamo sul motivo che mi ha fatto così appassionare l'astrologia indiana vedica e mi ha fatto accantonare, tra virgolette, quello occidentale. Sì. Comunque l'astrologia vedica da sempre ovviamente studia il nostro soggiorno transitorio nel mondo materiale e nel corpo, però dà sempre delle indicazioni indica sempre l'importanza appunto della spiritualità, Della trascendenza. Certo, della trascendenza e alla moksha, diciamo, alla liberazione. Ci sono continui indicatori alla moksha, cioè, questo è molto bello. Cioè, tutti i maestri che ho incontrato comunque avevano sempre riferimenti pronti alla Bhagavad Gita e ad altri testi. Cioè, c'è sempre questo equilibrio tra mondo materiale e spirituale. Addirittura a me hanno insegnato che la Jyotish viene definita gli occhi dei Veda. Vi risulta questa cosa? sì. Nel senso che gli occhi sono considerati diciamo, collegati con la luce, con lo Infatti, splendore, con con lo la splendore, radiosità, eccetera. infatti. Infatti, spesso la Virathrupa viene raffigurata con i due occhi, uno sole, uno la luna. Cioè, in questo senso, sì, sono gli occhi dei Veda in quel senso lì, però. Certo, io poi, va bene, in questa mia scuola ho anche studiato i temi presunti di Krishna e di Rama, e lì ci sono di quelle simbologie veramente fortissime. Bello, bello, questo mi sembra un ottimo argomento per uno di questi incontri, dai. Certo, ad esempio Krishna viene sempre associato alla luna, Ramachandra al sole, La dopo. Chandravamsa, la Somavamsa e la Suryavamsa. Certo, sì. Matsyavatara viene associato al nodo lunare a Ketu, al sud, il nodo lunare nord, Rahu, l'avatara cinghiale, che non mi viene in mente il Varaha. termine. Perfetto, Varaha, sì. Cioè, tutti i nove pianeti vengono comunque con lei. È molto devozionale lo studio, l'accademia che sto seguendo. È molto ispirante in Perfetto, questo. perfetto. E Ottimo, poi ottimo. nel mio tema specifico, appunto, c'è una grandissima influenza di Mercurio e appunto di Varaha, di questo avatar cinghiale, che in termini pratici descrive il ricercatore, la persona che cerca sempre. Lo studioso, il ricercatore, io sono da decenni un ricercatore in astrologia, ad esempio, e questo Varaha nel mio tema è l'Atmakaraka, ad esempio. Io ho un Atmakaraka di Rahu, e poi se è il caso spiegherò Va bene, tutte le. esatto, prossima volta, prossima volta. Certo.
Bene. non anticipiamo troppo. Va Se mi bene. provocate a parlare di astrologia non mi fermo più, vi Ma, avviso. no, facciamo magari degli incontri un po', diciamo, Dai. brevini, magari ne facciamo di più, Molto però volentieri, faremo delle pillole di astrologia. Di esatto, facciamo, sai, comunque è una pillola di un'ora, una comunque. Un bella pillolone, dose, è una esatto. bella dose. Beh, 1 ora e 50 minuti, una cosa così. Certo, dai. Va bene, Ok. dai. Grazie per l'ospitalità, come sempre. Figurati, grazie a te per l'intervento e ci Molto sentiamo volentieri. A presto. presto, Alla grazie. prossima, Jai Jai Jagannath. Jagannath.